È la prima volta che capita che queste clip della intro la registro 5 volte. Ma va bene, non fa niente. Quindi, benvenuti nel nuovo video. Oggi proveremo insieme, da come detto al titolo, quindi faremo un altro versus: Protein Chips versus Original Chips. Oggi è 28, infatti, se mi vedete vestito uguale a un video che uscirà domenica. È perché adesso ho finito le 24 ore per quanto riguarda quel video, perché quel video è terminato. Ovviamente se è un video delle 24 ore si inizia il giorno che ieri era 27 e si finisce oggi che è il giorno 28, giusto? Sì. E quindi adesso posso concedermi cibi, altri tipi di cibi più consistenti e di provare insieme a voi queste patatine e di farvi un po' il paragone. Prima di iniziare col video mi raccomando lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Ho acquistato le protein chips da Daily Life, marchio Daily Life. Queste qui le trovate sul sito di All Supplement, trovate il codice giù nell'info box. Mi raccomando, per gli acquisti scrivetemi su Instagram perché io sono sempre molto disponibile. Allora, quindi adesso andiamo a provare le Protein Chips con le Original Pringles. Queste qui sono le classiche. Secondo voi, io che patatine potevo scegliere? Per forza loro. Quindi iniziamo con le Pringles originali. Che poi, la verità, dopo il dolce ci sta il salato. Spoiler! Vabbè, si presentano così. Devo dire la verità, le classiche. Queste qui io non le ho mai provate. Vediamo un po'. Si presentano così, oh. Solo così, oh. No. Lo sapete che sembrano? Sembra all'inizio un po' le San Carlo. No, vabbè. No, mi sono innamorata. Sapete perché? Che le Pringles, bene o male, le abbiamo sempre mangiate tutti. Queste qui hanno l'inizio che sembrano le San Carlo, però poi finiscono. No, vabbè, raga, spettacolo. Io alcuni gusti di queste patatine ho avuto già modo di provarli perché hanno 5 gusti, li ho presi tutti. Ho già avuto modo di provarli, però le classiche altre due mai provate. No, altre due sì, altre due mai provate. Devo dire che è spettacolare. Allora, per me vabbè, loro sono le classiche, quindi niente di particolare, però comunque sono molto buone e per me il loro voto è un bel 7. Per quanto riguarda loro, io gli do un bel 8 e mezzo perché sinceramente sono troppo troppo buone, non le dovete provare perché poi hanno questa forma un po' così, non lo so, bellina, schizzata, assomiglia anche un po' ai chips, i chips, no, come si chiamano? I chipster. Comunque innamorata, troppo troppo buone. Queste provatele. Quindi per me tra i due, visto che sono rimasta proprio sorpresa per questa esplosione di sapore, io vi consiglio queste qui. A parte che questo video è un po' difficile da decretare il vincitore, perché comunque le Pringles sono buone e loro sono molto buone. Quindi è un po' difficile, ma vabbè, ci riuscirò. Andiamo con il secondo gusto, che sono sempre Pringles e Daily Life gusto paprika. Vabbè, le gusto paprika delle Pringles a me fanno letteralmente impazzire, cioè la morte. Mamma mia, io le amo le paprika, la paprika io le amo. Ma voi le chips? Sì, le chips. Sì, le Pringles le mangiate una oppure ne prendete un paio e le mangiate? Io un paio. Sono buone perché non hanno
sapore di paprika stucchevole, molto molto buone, veramente molto buone. Andiamo a provare queste qui. Io ho già provato perché io mentre mangiavo queste qui, a me venivano in mente le Pringles, che erano proprio uguali, quindi vediamo. Si presentano così e sono così. Cioè, raga, per essere proteine proteggono, proteine spaccano. Allora, devo dire che il gusto delle Pringles originali, quindi queste qui, ho. Sanno di paprika dolce, cioè quella paprika, diciamo non stucchevole, che ti rimane anche in bocca un bel sapore. E invece, queste altre qui hanno un po' il gusto paprika, più mocade tutto, hanno un gusto paprika un po' più stucchevole, un po' più forte. Che mangiate così, ok, però ti rimane proprio tanto, 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 tanto il sapore di paprika, a differenza invece delle Pringles originali. Quindi è un po' questa pecca qui, è un po' troppo troppo forte, però è molto buona, cioè è buonissima, infatti io di questo ho fatto la scorta. Comunque per me il mio voto è le Pringles a paprika, un bel 8 se lo prendono, pure 8 e mezzo. Questo è un bel 6 e mezzo 7, no? 6 e mezzo 7. Comunque devo dire che le classiche mi hanno sorpreso, io pensavo che erano quelle più scontate, invece no, vedete, mai sottovalutare, mai mai mai. Ok, passiamo a qualcosa di un po' più diverso. Cioè, raga, io per questi non ci ho messo niente, cioè le Pringles subito le ho trovate, ma per un gusto, il più stupido, raga, il più stupido, poi ne parleremo più avanti, quando ci arriveremo, lo lascio apposta per l'ultimo. Allora, ho preso questo qui che è, oddio, crema di cipolle, sì, ho. Panna acida e cipolla, boh, una cosa del genere. Comunque sono uguali. Eccoli qui, oh. Allora, questo è, vabbè, già ve l'ho detto, quindi original Pringles. È un po' erba, cipollina, queste cose qua, ma non mi ricordo proprio il gusto. Non si sente niente. Vabbè, assaggiamo. Cipolla, sapore oddio, questo lo sapete, non mi ricordo se lo provate, però lo sapete, non so se è lo stesso gusto, secondo me sì, proprio fa le erbe, quello che è. Vabbè, andiamo avanti, è difficilissimo trovare gli stessi gusti. Comunque siamo là, no, non siamo là, raga, mi ho sbagliato a prendere il gusto. Va bene, allora questo come l'altro valuterebbe in base a gusti personali. No, sono due cose diverse, ho sbagliato a prendere, però non so se la Pringles, ragazzi, sono sempre uguali, io scusate, inizio da mangiare, non so se la Pringles fa anche alle erbe, però vi posso dire tra i due, sinceramente questi, un gusto sempre personale, raga. Io non le ho mai prese perché non mi hanno mai fatto impazzire, le assaggiai in passato, ma no, non mi hanno fatto impazzire, però l'altra volta non erano così, ma era un altro gusto, panna acida, una cosa del genere. Comunque, raga, questo qua così non mi ha fatto impazzire, cioè, sinceramente io ne mangerei solo due o tre poi. Basta, non mi viene la voglia tipo di continuare come l'originale oppure quella alla paprika. Invece posso dire che queste qui, essendo che è la erba, sono alle erbe, non è molto molto forte il sapore, sì.
molto buone perché ho il sapore non è stucchevole e poi è piacevole. Poi hanno questa croccantezza, queste patatine che è spettacolare. Quindi io gli do a loro un bel 6 e mezzo, perché già a me non fanno impazzire, e invece a loro un bel 7 e mezzo, si sa. Non si prendono la sufficienza perché sinceramente le papriche e l'origine stanno proprio sopra, quindi un bel 7, 6 e mezzo, 7 va bene per loro. Comunque io le adoro tutte, infatti. Sì, io ogni volta che faccio l'ordine sul supplement faccio proprio scorta, cioè un paio di pacchi le devo prendere, perché a volte a scuola non so cosa portarmi per prima del mangiarmi il panino. Spuzzuleo un po', si dice qui da noi. Andiamo con il penultimo gusto che è barbecue. Questo è stato il primo che ho provato, ma io lo amo. Quindi Daily Life versus Pringles. Eccolo qui. Ah, questo si sente proprio bello bello. Devo dire che io delle Pringles il gusto barbecue non l'ho mai e mai provato. Ma fatto? Dove lo metto? Spettacolare. Sempre uguali. Eccole qui. Rispetto alle paprika, quella là, le paprika del stesso marchio, quelle protein, sono più delicate. Sono molto più delicate e non sanno tantissimo di barbecue proprio a morire. O perché questo soggetto mo quelle. Però posso dire che è molto buone. Per me, loro, questo è il penultimo. Io me la rischio e gli do un bel 9. Perché veramente sono molto molto particolari, ho mai provate, innamorata veramente, le preferisco ancora di più di quelle là alla paprika. Sono proprio buone perché hanno quell'esplosione di sapore tra barbecue, tra ketchup, buono. Invece loro devo dire che gli do un bel 7 e mezzo, 7 e mezzo ci sta, perché sono molto buone pure queste, cioè io le amo come le Pringles. Andiamo all'ultimo gusto, allora Italian Cheese. Raga, io non ho. Io, allora, ricordatemi, io mi ricordo che la Pringles faceva anche gusto formaggio, ma io non penso sia l'unica scema, perché pure mia sorella ha detto no, guarda, lo fa, pure le altre no, guarda che lo fanno. Ho girato due supermercati della mia zona, niente, sono andato in due grandi supermercati, niente, vabbè, non lo dà, niente. Volevo prendere anche della Pringles gusto, come si chiama? Gusto pizza, è arrivato anche da noi, però poi non l'ho preso più. Però se vado, no, che vado. Mo' che vado all'Ocean fine settimana, quindi sabato, le vado a prendere perché lo dobbiamo provare in qualche vlog o in qualcosa. Anzi, no, sabato sto vloggando, quindi la proviamo insieme, sì, io. E quindi ho trovato questo, vabbè, fino a qua. Vabbè, ma è formaggio, no, raga, è anche al prosciutto cotto. Quindi, vabbè, andiamo. Quindi di questo, come un po' quello là, le erbe. Vi darò proprio la mia opinione. Allora, si sente di prosciutto? No.
No, raga. Allora, tutto sommato è buono anche. Si sente il prosciutto chimico, però si sente anche il formaggio. È buono come gusto, ma mi lascia quel retrogusto un po' strano che te ne mangi due, te ne mangi tre, ma la 4 e la 5 è troppo stucchevole. Non lo so, non mi fa letteralmente impazzire. Andiamo a fare questa qui. Oddio, Fonzis! No, vabbè, sono di Fonzis. Io ho mai provato queste. Partendo dal presupposto che a me il formaggio non piace. Dio santo. Cavolo. Innamorata follemente. Allora, quindi, singolarmente a loro gli do. Non li posso dare. Un 6,5. No, gli diamo un 7. Gli diamo un 7 perché non è male, però non va oltre, raga. Non mi fa impazzire, sono sincera. Invece a loro io gli darei un bell'otto se lo meritano, sì, un bell'otto. E quindi niente, io spero che questa tipologia di video vi sia piaciuto, mi raccomando, giù nell'info, sì, giù nell'info box, sì, giù nei commenti scrivetemi tutto, scrivetemi altri video, quello che volete, che il commento che prende più mi piace, quello farò come versus. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!